ci diamo un appuntamento dove mettiamo, no, in evidenza questa problematica che è importante. Poi si esaurisce molto, in maniera molto semplice. E sì, noi dobbiamo fare questa cosa. Live. La live. Insta vlogger. Passion. Ma Filippo. Facciamo vedere anche l'organizzazione. Una riflessione politica sulla quale è stato un po' anche forse innovativa. L'attuale situazione che stiamo vivendo vede tutto il popolo italiano e non solo nella consapevole necessità di cambiare integralmente questo stato di cose, sia a livello nazionale che internazionale. Sento tutti. La povertà del genere umano si basa su quel bene inalienabile che è la salute e il controllo sistematico della salute stessa mediante la pandemia. Questo anche in contrasto il dettaglio della Corte Costituzionale che con una sentenza molto importante del 1990 afferma: non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Un'affermazione estremamente importante che non è stata presa in considerazione, a mio avviso, da quasi tutti. Oggi invece abbiamo da parte dei nostri inefabili governanti una sconcertante atteggiamento, il cosiddetto patentino vaccinale. Assomiglia molto a quelle misure di intervento, quello che è stato il regime fascista, per un totale controllo della popolazione. Il controllo sociale oggi e il controllo centrato appunto su una evidenza che tocca il fatto, la realtà di ognuno di noi e tocca, no, l'interesse. Rispetto a questo vorrei presentare poche, diciamo così, riflessioni sul tema della pandemia. Queste poche riflessioni però hanno un significato che io ritengo estremamente importante. Il principale errore che si possa fare in un vaccino profilassi di massa consiste nel dimenticare che la pandemia sono danni sociosanitari, sentite, e sono anche argomentazioni finanziarie di enormi dimensioni e che non potrebbe evitare senza ridurre le vere cause che sono deforestazione, inquinamento generalizzato, bioinvasioni, cambiamenti climatici, i sesti sociali come la presenza al mondo, no, di grandi realtà come le megalopoli. Pensate solo una megalopoli, dove ci sono migliaia abbondanti di persone, che cosa può non testimoniare e portare a livello mondiale, no, di questa situazione stessa. Sarà. Ancora, è assolutamente necessario operare una trasformazione radicale dei sistemi sanitari occidentali, anche perché oggi, a fronte del sistema economico neoliberista che ci opprime, anche la medicina è stata trasformata in un immenso mercato. Oggi però, e lo dimostrano le molte situazioni, qui che in Italia si danno, ma non solo, si è aperto una possibilità di resistenza contro questa situazione e quindi molte realtà
sono attrezzate e quindi impegnate a dare una nuova visibilità ai problemi che ci riguardano, fino al fatto di mettere in discussione lo stesso sistema politico. Oggi è nato quindi il movimento popolare, capace del diritto e del dovere di essere parte del governo del paese, con precisi obiettivi condivisi, con una struttura e organizzazione capace di federare quante realtà sono presenti attivamente sul territorio, con uno spirito di solidarietà universale e di rispetto, invece di allearci e di lavorare tutti rispetto agli stessi obiettivi. Anche per questo forse il nemico tendenzialmente ci ringrazia anche. Da qui un movimento che si riconosce in obiettivi maturati collettivamente, quali difesa della Costituzione e abrogazione delle leggi anticostituzionali e di tutti i vincoli che di fatto impediscono di sviluppare un discorso politico coerente. Vi faccio solo un piccolo passaggio sul fatto, capirci, di solito queste cose non le conosciamo, che da quando è andata in vigore la nostra Costituzione, ben il 75% delle leggi emanate sono leggi anticostituzionali. Non so se vi dice qualcosa, oltre il 75% le leggi sono anticostituzionali. Vale la pena di ricordare alcuni argomenti tendenzialmente legati appunto alla Costituzione. L'articolo 1, tutti quanti lo considerano molto buono, infatti lo è, ma che dice? L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ma la parte che succede, a mio avviso, è quella più significativa, che dice la sovranità appartiene al popolo. Questo è il problema fondamentale e noi popolo ce la dovremmo prendere questa posizione bene. Un altro articolo della Costituzione, l'articolo 3, cito solo le ultime righe, che dice, parla della effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Avete visto voi qualche lavoratore impegnato, no, a questo livello? No, qui adesso con la storia che c'è, le situazioni sono drammatiche. L'ultimo articolo, ma è un articolo di una, diciamo così, potenza significativa, è l'articolo 13, la libertà personale è inviolabile. Questo non ci sono scuse, ci sono varianti. È un articolo fondamentale, ma invece stiamo vedendo che le cose non stanno così. Il problema fondamentale e strategico è poi il riconoscimento che la proprietà demaniale, che cos'è la proprietà demaniale? Quella che è nostra, appartiene al popolo, cito perché ci sono passaggi di questo governo e dell'ineffabile Draghi molto pesanti e molto, diciamo così, diciamo innovativi in senso negativo. Ecco, rispetto a questo, stavo dicendo che la proprietà demaniale appartiene al popolo e quindi non può essere alienata. Ecco, e quindi va rispettata totalmente per quello che è. Oggi invece addirittura in Parlamento si sta discutendo di una legge che cerca di dare quello che è la nostra proprietà demaniale addirittura a privati, a cooperative, ad amici, parenti e benefattori. Anche qui no, si spezza quello che è un sentimento collettivo. Il potere ha paura di questo. La collettività che si unisce e reclama i propri diritti, che sono i diritti fondamentali della nostra Costituzione. Nella attuale situazione
che abbiamo di fronte, si rende necessario, con carattere d'urgenza, la introduzione anche di una moneta parallela a sola circolazione nazionale e a valore fisso. Questo è un tema che sembrerebbe secondario, ma non lo è per niente, anche perché se pensate per esempio alla situazione dei comuni, i comuni sono tutti blindati, non possono muoversi in una maniera coerente alle esigenze della popolazione, ognuno di noi vive in un comune, no? Tanto per capirci. E c'è addirittura una legge della nostra Costituzione, ahimè, fatta dall'ineffabile Berlusconi, no? E la famosa legge che è stata poi anche appoggiata dall'Unione Europea, con la questione del pareggio di bilancio, soprattutto di consumare poco perché non puoi superare certi valori che ti vengono imposti dalla Costituzione. Io da piccolo ho fatto anche la presenza in consiglio comunale e noi abbiamo fatto le cose migliori per un paesino qui del Veneto, no, proprio perché andavamo contro questi principi e facevamo le cose che andavano bene alla popolazione, non che andavano bene a Berlusconi e ai suoi soci. Affermare affermazione indiscutibile della libertà di scelta terapeutica e l'approvazione del governo della salute contro ogni processo di medicalizzazione di tutte le fasi della vita, un problema fondamentale, difesa della natura e delle risorse naturali, acqua in testa. Attenti, questo è un problema gigantesco di livello mondiale. Eliminazione del C5, nonché valorizzazione delle dimensioni locali come valore storico, culturale, sociale ed economico. Ancora, ma non mi soffermo di più, scrivevo dichiarazione e dichiarare odioso e detestabile il debito pubblico. Voi questo lo sapete, Draghi parla di questo e parla della necessità di colmare il debito pubblico. Il debito pubblico vuol dire che noi diamo alle multinazionali tonnellate di milioni al secondo, vi dico in questo momento quante tonnellate al secondo, tendenzialmente vanno da 3.000 a 5.000 tonnellate al secondo dato, no, alle grandi multinazionali. Capite, a noi ci manca tante cose, no? C'è gente che muore, eccetera, eccetera, e noi diamo questo. Bene, quindi bisogna veramente dichiarare odioso, no, questo debito e finirla lì. E nessuno potrebbe dire niente perché abbiamo pienamente ragione. Vado verso una, diciamo, conclusione. Quello che sto per dire è una questione molto importante e parte dicendo che dobbiamo attivare un patto tra nord e sud in grado di ricostruire idealmente e materialmente il nostro paese senza disconoscere e avvedire le specifiche realtà dei singoli paesi stessi. L'autonomia del Sud deve essere fondata sulla capacità di includere, ovvero di fare del Sud e dell'Italia il punto in cui l'Europa incontra, tramite il Mediterraneo, il Sud e l'Est del mondo. Mediterraneo che, come sapete, da molto tempo è oggi il territorio che i potenti del mondo hanno ridotto al luogo delle guerre guerreggiate più importanti e disastrose. Qui dobbiamo veramente dare un bacio all'America, no? Che fa queste cose, ha mandato le sue truppe, ha fatto fuori tutta una cultura del Mediterraneo. Pensate che nel Mediterraneo le università, voi, quasi tutti gli universitari, che cosa studiano? Non studiano l'inglese, io sono per l'abolizione della lingua inglese come studio, se uno poi se la vuole fare, se la faccia, come può fare l'Afghanistan o qualcos'altro, bene, studiano l'italiano. Una cosa importante, ma non solo studiano l'italiano,
sui porti avevamo addirittura una situazione fantastica, governata dall'Italia per il 90%, no? E che governava, no, tutte le attività economiche portuali del Mediterraneo. Anche queste cose stanno sparendo, addirittura sono già sparite, però ci rimane la memoria di questo, che è importante riattivarla e conoscerla. Adesso qualcosa più vicino a voi, anche se non avete già maturi dal punto di vista della vostra formazione, non finita comunque, anche per la scuola. È importante ricostruire il significato di pratiche della comunità educante, riqualificare la natura dell'insegnante, del docente, la formazione e la didattica, non tanto sulla base della valutazione, abolire l'invalsi, ho scritto, basta queste cose qui che veramente offendono anche, no, la stessa cultura, quanto sull'apertura al mondo, sui significati complessi dell'esperienza umana, sulla rendicontazione dei processi storici e la capacità di problematizzare la realtà. È venuto il momento di parlare con franchezza, qui uso un inglesismo, di slow education. Ma questo perché è importante superare di fatto la frattura tra tempi storici che oggi stanno mortificando la vita e i tempi biologici. Da ultimo, un fatto estremamente significativo che sta, io direi così con grande tranquillità di spirito, ma certo è una cosa che non è così leggera, stiamo mortificando i nostri bambini, i nostri figli. Quindi di questo vi faccio solo due esempi. Parlerò velocemente dell'autismo e della psichiatrizzazione dei bambini. L'autismo, sentite qui questi dati, sono dati ufficiali questi. 25 anni fa si documentava che vi era un bambino autistico ogni 2000 nati. Io, insegnando qui, ho fatto degli studi approfonditi, per me c'era un bambino autistico ogni, non 2000, ma 4-5.000 nati, ma mettiamo anche ogni 2.000 nati, tanto per capirci. Oggi, sentite qui, vi è un bambino autistico ogni 70 nati. Non so se vi rendete conto che cosa vuol dire questo. Sono tutti autistici questi bambini. E chi se ne sta occupando? Genitori che se ne devono, no? Ma sono cose abominevoli, no? Che non si possono certamente tollerare. Io ho fatto un calcolo e qui chiudo velocemente, se non dovrei spiegare perché. A mio avviso questi bambini, ovvero questi 90 nati, che sono esplosi, no? In una maniera straordinaria, per me sono il frutto abominevole, no, di questi vaccini. Mi ricordo che una certa Lorenzin, che è ancora del nostro Stato, andò in America nel 2014 e accettò dagli americani, e questi americani sono quelli che ci hanno sempre, scusate il termine, fottuto proprio, rovinati, bene, accettò che l'Italia fosse il paese, no, dove si faceva la sperimentazione costante dei vaccini. Ecco perché noi siamo tenuti in buona considerazione. Perché, no? Prendiamo a riferimento per i vaccini quello che la Lorenzi ci dice, cioè sono vaccini non testati. È straordinario che la gente non capisca queste cose, forse non lo sanno neanche, ma non testati vuol dire che un vaccino, per essere tra virgolette efficace, deve occupare almeno 10 anni circa, e noi invece no. Mandiamo allo sbaraglio la gente. L'ultimo tema di questo tipo è il problema della psichiatrizzazione dei bambini. Questo è un dato ufficiale, quindi a mio avviso un po' debole, però ufficiale, che dice che 1.700.000 bambini sono in cura
in cura psichiatrica e che la sindrome più diffusa è depressione. Vi faccio riflettere su questo, è qualcosa di aberrante che dovremmo veramente, no, risolvere al più presto possibile. Qui adesso si sta parlando in questi giorni anche di bambini, no, di addirittura appena nati, per mettere in mezzo ai vaccini stessi. La conclusione, che è un saluto, che ci dice che cosa ci sta per aspettare. Ecco, io, durante questo riferimento personale, vi leggo un passaggio brevissimo di un libro che ho scritto di recente, che dice così. Quindi parliamo dell'autogoverno della società civile. La politica che c'è ha bisogno di una sola cosa, la politica che non c'è. Noi siamo la politica che non c'è. Personalmente sono convinto che tutti insieme possiamo essere artefici di quella ineffabile possibilità di, unendoci tutti quanti, poter essere coloro che rappresentano in maniera complessiva il nostro paese. La nostra presenza in tutte le manifestazioni del nostro paese sono la testimonianza vivente di questa possibilità. Grazie a tutti voi. Grazie. Grazie.